Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono VG Future e finalmente abbiamo delle nuove notizie per quanto riguarda Red Dead Redemption 2. Nello specifico abbiamo delle nuove notizie per quanto riguarda Red Dead Online, ma procediamo con ordine perché vi voglio dire prima una serie di cose che riguardano ovviamente il gioco. Allora, prima notizia che è uscita un po' di tempo fa, non so perché magari qualcuno non l'ha sentita, stiamo parlando di un programmatore, un ex programmatore di Rockstar Games che si chiama Nan Ma. Allora, questo programmatore praticamente su LinkedIn, sul suo profilo personale, ha scritto praticamente la sua esperienza e ha annoverato, oltre ad altri giochi della Rockstar, anche Red Dead Redemption 2. Vi lascio lo screenshot che feci qualche giorno fa. Ora, praticamente, che ha fatto sto tizio? Sono andato a rivedere il suo profilo e l'ha cancellata quella notizia. Non si sa perché, probabilmente la Rockstar l'ha telefonata e dice guarda, leva subito quella notizia da là. E infatti la notizia è scomparsa. Quindi, diciamo, questa è un'indiscrezione. Poi, procediamo con ordine. Altra notizia che proviene questa volta, è proprio molto, la sto leggendo, quindi ringrazio uno dei componenti del nostro gruppo su Facebook che si chiama Red Dead Redemption 2 gruppo italiano, c'è Dave Blake che dice, ha postato questo screen praticamente di PlayStation Blog, dice per i giocatori senza abbonamento PlayStation Plus sarà possibile giocare a Red Dead Online come parte di uno speciale periodo bonus da oggi fino al 27 maggio, ok ragazzi, quindi chi non ha il PlayStation Plus e ha Red Dead Redemption e vorrebbe provare l'online, fino al 27 maggio lo può fare in maniera del tutto gratuita, quindi approfittate. Per quanto riguarda l'Xbox invece non so, magari controllate, c'è qualche agevolazione anche lì sicuramente. Poi andiamo avanti. Questo parte di questo grosso aggiornamento di Red Dead Online, io vi leggo direttamente le notizie sul sito della Rockstar, quindi non mi riferisco ad altri diciamo fonti giornalistiche, quindi mi leggo direttamente qua. Dice Red Dead Online aggiornamenti mondiali, nuove missioni, poker e The Road Ahead. Questo ovviamente l'ho tradotto tramite il traduttore di Google, però mi sembrava insomma la maniera migliore per darvi questa notizia. C'è veramente tanta carne sul fuoco, ragazzi, ci sono veramente un sacco di cose che hanno aggiunto e questa è una cosa che mi fa particolarmente piacere perché molti si stavano lamentando di Rockstar perché non c'erano aggiornamenti, perché la Rockstar non faceva niente e invece se voi andate nella schermata, infatti lo leggete, sta scritto Red Dead Online ma è scomparsa la beta. Allora, l'aggiornamento di oggi a Red Dead Online porta una serie di nuovi gameplay tra nuove missioni cooperative attive di free roam e l'aggiunta di poker, insieme a una serie di aggiornamenti e miglioramenti che rafforzano e stabilizzano il mondo di base dell'esperienza di Red Dead Online. Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato durante il periodo della beta. Il tuo feedback è stato fondamentale per aiutarci a perfezionare il gioco fino a oggi. Ragazzi, ve lo voglio ricordare, chi vuole dire qualcosa alla Rockstar di qualsiasi tipo che riguarda il gioco di Red Dead Redemption o Red Dead Online si può loggare con il suo account del social club, andare alla voce feedback del sito e lasciare una propria impressione. I componenti della Rockstar leggeranno sicuramente il vostro insomma commento oppure il vostro consiglio, non vi risponderanno però ne prenderanno atto, questo l'ho letto in un'altra notizia. Comunque andiamo con ordine. Allora, Land of Opportunities New Co-op Mission, la saga di vendetta di Jessica Lee Clark continua oggi con nuove missioni sia per i giocatori onorevoli e disonorevoli in una terra di opportunità. Dopo l'epica resa dei conti a Fort Mercer, che ha concluso l'ultima serie di missioni, i giocatori aiuteranno la signorina Lee Clark ad avvicinarsi alla verità dietro l'omicidio di suo marito. Nella più onorevole pista, Gunslider, combatti la banda di Del Lobos e aiuta Marshall Todd Davis a salvare Valentine e il suo stesso collo. Nell'ala del fuorilegge, ingannare gli avvocati per assistere Sam Fish in una rapina in autostrada e tirare fuori un audace furto di posta in gioco a St. Denis Bank. Entrambe le strade porteranno un appuntamento a Blackwater con un pericoloso avversario. Quindi queste sono delle nuove missioni in co-op, ragazzi, questa è veramente una cosa molto carina. Infatti se scorro qui sul menu c'è il Free Roam che, come vedete, ha cambiato diciamo la grafica. E poi c'è la terra delle opportunità, appunto, continua il tuo viaggio con le missioni cooperative, la terra delle opportunità, quindi questa qui insomma è una modalità. Tra le altre cose c'è
La Free Roam Mission si espande oggi con nuovi personaggi tratti dalla storia di Red Dead Redemption 2 e una varietà di nuovi e diversi tipi di missioni. Porta la tua posta a incontrare Thomas the Skiff per un lavoro onesto o visita gli Aberdeen Pig Farmers, sconcertanti e ospitali, per sbloccare le mani e cercare altri personaggi in futuro. Poi c'è Post vs Challenge, la pesca competitiva è ora disponibile su richiesta e una delle tre nuove sfide Post vs. I leader della POS possono semplicemente usare il menu del giocatore per attivare le competizioni intra POS per attirare la cattura più grande prima che scade il tempo nel concorso di pesce più grande. Questa ovviamente è una traduzione un po' così. Quindi praticamente c'è la competizione nelle POS tra il concorso del pesce più grande, il concorso di tiro a segno e praticamente chi trova queste erbe, ho capito più o meno. Poi Dynamic Event, mentre attraversi la frontiera potresti incontrare cittadini e viaggiatori bisognosi di assistenza o opportunisti che cercano di catturare cavalli solitari, rimani vigile e tieni d'occhio, molti di questi incontrano offrono XP, onore e cash, persino premi gold. Quindi praticamente è una sorta di eventi dinamici come avviene nel single player, un'aggiunta molto carina. Ma mo andiamo alla cosa che io stavo aspettando di più e non vedo l'ora di provare. Stiamo parlando del poker. Allora, visita i tavoli da poker nelle città e sugli avamposti di tutta la mappa per sfidare i tuoi amici in un gioco privato di Hold'em di soli inviti. Oppure alza la posta e prendi posta a un tavolo pubblico, dove i buy-in e i premi sono ancora più alti. Tutti i tavoli da poker possono ospitare fino a 6 giocatori disponibili in 5 sedi, Blackwater, St. Denis, Tumbleweed, Valentine e Flatnick Station. Quindi, caspiterina. Poi qui ci sono una serie di screen. Poi ancora abbiamo Hover Run Showdown Mode, che sarebbe probabilmente questa invasione. Segna il tuo territorio e rivendica il maggior numero di terre possibile, aprendo la strada dietro alle linee nemiche per conquistare territori dai tuoi avversari mentre difendi tutto ciò che è tuo. Vinci chi tiene più terra alla fine di questa nuova modalità Showdown. Questa è pure una cosa molto interessante. Poi c'è una nuova rivoltella che hanno inserito. Questa qua si chiama Le Mat Revolver Clothing and More. Insomma, hanno aggiunto anche dei vestiti. Poi hanno dato questi $100 per aver partecipato alla Red Dead Online Beta e probabilmente l'avete già presi. Poi ci stanno Playing Styles, come indicato in un precedente post in anteprima, in alcune delle aggiunte di oggi, questo aggiornamento offre la possibilità di scegliere come interagire con i giocatori all'interno del mondo di Red Dead Online attraverso stili di gioco offensivo e difensivo nel menu giocatore. Lo stile di gioco offensivo è impostato come predefinito e in modo in cui la maggior parte dei giocatori interagisce tradizionalmente in free roam, libero di impegnarsi in contatti ostili con altri giocatori, se sei pronto ad accettare le potenziali conseguenze. Lo stile di gioco difensivo è per quei giocatori che preferiscono esplorare il mondo in free roam piuttosto che entrare in conflitto con altri ed è progettato per far sapere agli altri giocatori che non vuoi intrecciare con loro, oltre a minimizzare le opportunità per il griefing. Ecco, allora questa cosa qua è interessante perché chi vuole esplorare un po' il mondo di Red Dead Online non ci saranno sempre questi grossi retture di coglioni di persone che ti vengono a sparare e ti rompono. Tu metti la modalità di gioco difensivo, insomma, e fai un poco quello che vuoi. Se no metti offensivo e puoi incontrare pure persone che ti sparano, un po' come succedeva pure con GTA Online. I giocatori in modalità difesa saranno indicati da un'icona di scudo, subiranno un danno ridotto dai giocatori nemici, non potranno essere lassati, non so che vuol dire, attaccati in mischia, eseguiti o bersagliati con l'automira. Anche i giocatori difensivi saranno esclusi dalle missioni legate al PvP, come l'assassinio del giocatore, giustamente. Coloro che attaccano i giocatori difensivi riceveranno pesanti, ok? Pesanti penalità tramite il sistema di ostilità, quindi non sparateli, mentre i giocatori che inizieranno il conflitto mentre sono in modalità difesa saranno immediatamente estratti dalla modalità difesa e riceveranno anche penalità di ostilità simili. Quindi se siete entrati nella modalità difesa e volete attaccare gli altri componenti che stanno sulla mappa, verrete penalizzati, quindi non fatelo neanche in questo contesto. Poi gli aggiornamenti di oggi si basano anche sul radar dei giocatori e sui miglioramenti della visibilità introdotti a febbraio per creare un approccio più intelligente e più reattivo per mitigare il comportamento dei griefing, appunto. Poi ancora c'è un bilanciamento del sistema di mira, praticamente
ce ne sono vari, mo vi leggo qualcuno, poi ve li leggete voi, ragazzi. Allora, rilevamento automatico dei colpi alla testa con obiettivo automatico, solo i giocatori nemici, quindi non potete più alzare semplicemente l'asticella e beccare subito il personaggio perché l'hanno cambiato questo aspetto. Cioè, continua a esserci l'automira, però solo al petto del personaggio. Se volete mirare alla testa, dovete farlo voi. Scambi di armi più veloci. Illuminazioni a proiettile istantanee. Abbiamo aumentato la velocità degli scambi di armi su tutta la linea, compresa l'illuminazione e proiettili istantanee, per rendere più veloce il lancio di bombole e dinamite. Poi alla fine dice: restate sintonizzati per ulteriori informazioni, presto. Io sto aspettando sempre una modalità in free roam, magari in solitaria, dove poter chiamare magari gli amici e altre persone per poter fare magari delle sfide da soli, no? Senza essere influenzati dagli altri, così si potrebbero anche organizzare dei tornei. Speriamo che Rockstar introduca questa cosa. Magari possiamo metterci d'accordo e mandiamo tutti quanti lo stesso feedback affinché la Rockstar mandi questa informazione, cioè legga questa informazione e li faccia sue. Comunque, ragazzi, andiamo un attimo a vedere. Io non sono partito subito oggi che sto facendo sto video, praticamente è brutto tempo, sta piovendo, quando è così io tengo una linea veramente che fa schifo, però ci tenevo a fare questo video. Mo vediamo se riesco ad andare in free roam e vediamo come si comportano il personaggio, se vediamo pure il poker. Allora, andiamo in free roam. Ok, ragazzi, allora eccoci in free roam. Prima di tutto apriamo la mappa, speriamo che non mi cada la linea. Allora, questa è la mappa. Allora, vediamo un attimino, tipo ad Armadillo, vediamo se c'è il poker. Chissà, forse devo andare qua, nel saloon, mi viene da pensare. Qua che c'è? Serie in evidenza, Emporio, viaggio rapido. Allora, mettiamo il segnalino qua su Armadillo. Non è tanto lontano. Vediamo un poco se c'è il poker. Le sfide giornaliere e le serie sfide giornaliere sono ora attive e possono essere controllate tramite il menu giocatore. Completa una sfida al giorno e non perdere i progressi nella sfida giornaliera. Completa tutte e sette le sfide in un giorno per guadagnare bonus aggiuntivo. Vedete, ci sta proprio qua, sfide giornaliere, vediamole. Sfide giornaliere 0 di 7. Eccole qua le sfide che bisogna fare. Completa le sfide per 7 giorni consecutivi. Armi personalizzate, arrivato tra i primi 3 ottenendo i punti in eventi free roam. Cibo secco mangiato 0,5, quindi ci sta pure da mangiare cibo. Giocatore ucciso con una pistola in evento free roam. Lucci nordamericane pescate. Eh beh, ce ne stanno di cose da fare. Siccome vedete qua, sono entrato in questo menu, praticamente si fa l'analogico sinistro, poi si va in opzioni online. Qua ci stanno vari cose per l'opzione online, solo boss, tutti o solo creep, come vedete. Vabbè, queste sono cose che già c'erano, le stile camminata, e poi qui c'è l'ostilità, che in questo caso è messa su bassa, la tua icona è visibile agli altri giocatori a breve distanza. Quindi qua c'è la stile di gioco offensivo, difensivo, offensivo e difensivo. Offensivo, nessuna protezione da danni causati da altri giocatori, tutte le missioni sono disponibili. Difensivo, impedisce di essere agganciati e riduce il danno da altri giocatori. Le missioni senza sconti tra i giocatori hanno la priorità. Ok, allora mettiamo offensivo, perché poi me lo vado a vedere con calma. Ci dirigiamo un attimo ad Armadillo e vediamo se troviamo le cose che abbiamo, che vi ho letto, insomma, almeno il poker. Sono curioso di vedere che cosa ci presenta, insomma, il poker su Red Dead Online. Ok, eccoci arrivati ad Armadillo. Allora, stai calmino, cavallo. Allora, vediamo se ci sta questo poker. Come on in, mister. New to Armadillo? Ma qua non c'è nessun poker. Io mi ricordo che il poker stava qua dietro, almeno nel primo, ma non lo vedo. No, non si può entrare. Allora, ragazzi, qua il poker non l'ho trovato, quindi do un'occhiata un attimo sulla mappa. Allora, serie in evidenza, Alden, dove cavolo stanno sta cosa? Poker, eccolo qua. Ah, mo è comparso il poker. Tumbleweed, Blackwood, ho sbagliato città. Ok, ragazzi, allora l'ho impostato a Tumbleweed, fondamentalmente, che è qua vicino, quindi arriviamoci e andiamo a vedere questo poker come si presenta. Sono davvero curioso.
Eccoci arrivati a Tumbleweed. Qua c'è già una persona che spero che non mi spari. Andiamo a dare un'occhiata invece al poker. Devo andare sopra per il poker qua. Perfetto. Questo può essere giocato quindi in inviti privati oppure pubblici. Ovviamente qua dobbiamo fare inviti pubblici. Eccoci qua. Gioca a poker. Ah, dettagli partita. Cimentati nel poker, il popolare gioco di carte che premia l'abilità e la strategia. Lo scopo è accumulare fish giocando la migliore combinazione di carte o bluffando per scoraggiare il rilancio degli altri giocatori. Vabbè, questo si sa. Questa variante del gioco si chiama Texas Hold'em, che ovviamente conoscete tutti per chi è appassionato di poker. Il banco trattiene una quota del 5% su tutti i piatti con più di 20 fish. Ai tavoli possono sedersi al massimo 6 giocatori. I nuovi arrivati entreranno in gioco dall'inizio della mano successiva. Allora, posta d'ingresso pubblica $25, caspiterina. Io ne ho 3,66, però sinceramente non lo voglio fare mo, perché se mi metto a fare mo praticamente sto video non finisce più, perché per giocare a poker non finiamo più. Quindi magari ci mettiamo d'accordo con il resto della community e faremo una partita a poker con tutti quanti. Ah, non scordate di entrare anche nella community di Red Dead Redemption 2, sia su Facebook, ma potete entrare anche sulla PlayStation, che si chiama Mucchio Selvaggio Community sulla PlayStation, ok? Questo era tutto, noi ci vediamo al prossimo video.